Fabbri. Berlinghieri. Bene, abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 392, maggioranza 197, favori 392, contrari nessuno. La Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Se la presentatrice non chiede di intervenire per illustrare l'ordine del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sul primo ordine del giorno, Locatelli. Grazie Presidente. Il parere, si chiede alla presentatrice la possibilità di, dopo il dispositivo, di inserire le parole a valutare l'opportunità di provvedere, con questa riformulazione il parere è favorevole. Onorevole Catelli, mi dia un cenno di... Accetto con una precisazione che ci Scusi, auguriamo onorevole che... Catelli, lei è iscritta anche a parlare, magari la precisazione la può fare nella dichiarazione di voto dopo, se no facciamo 4 volte di D'accordo, ha seguito, mi sembra. ragione, Grazie. accetto. È accettato. Allora, così abbiamo terminato con gli ordini del giorno, passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Locatelli. Quasi imbarazzata per la verità. Allora, una brevissima dichiarazione di voto. Abbiamo già parlato del ritardo di 4 anni, un ritardo assolutamente imbarazzante e proprio per non ritardare ulteriormente questa ratifica abbiamo evitato di presentare emendamenti al testo che ci è stato trasmesso dal Senato. Non emendamenti, ma sì un ordine del giorno, perché è un ordine del giorno sottoscritto dalla collega Zampa e da me per dare completezza all'impegno che ci assumiamo con questa ratifica. E con questo ordine del giorno abbiamo chiesto al Governo una sorta di ratifica ampia, cioè di provvedere anche alle dichiarazioni opzionali che ci consentiranno di ricevere segnalazioni da altri Stati come previsto dall'articolo 12 e. Secondo punto, di consentire nei propri confronti la procedura di inchiesta in caso di violazioni gravi e sistematiche come previsto dall'articolo 13.